il riflesso rosso di quel lui, siccome ha fatto la caramella prima, Borafassa ha detto adesso io non lo ammaino più, me lo tengo è in boa ma continua a tenere il Genna, che vediamo come faranno per ammainarlo. Invece dietro di lui, belli, eleganti, tranquilli, silenziosi, senza parlare, hanno avvolto il Jennaker di toi e moi e stanno svolgendo, aprendo il Genoa, e quindi si rimetteranno di bolina. Torniamo, e intanto arriva anche Che Stress, il J109 Che Stress, però torniamo ancora a destra sul Jennaker rosso, perché è da chiederselo, no? Che scelta è questa di tenere il Jennaker allargandosi molto rispetto a questa boa? Tutti hanno ammainato la vela di poppa e lui adesso ovviamente sta orzando e comincia a rifiutargli la vela, quindi è una scelta particolare per Bora Fast, però una scelta che continua, non si parla proprio di ammainasso Jennaker e anche di mettere la drizza, incocciare la drizza e prepararsi a dissare il Genoa, anche se adesso qualcosa si muove, ma rimaniamo sulla su toi et moi, rimaniamo toi et moi, potete dire moi e vous che ci seguite in questa nostra diretta invernali live, vogliamo portarvi sempre dove c'è qualcosa che si muove a vela, perché è bello, è ristorante, è rinfrancante in tutte le vite che facciamo, correndo a destra e a sinistra, in cui inseguiamo sempre la velocità. Invece guardate, guardate Alessandro Maria Rinaldi che sembra quasi parlare col suo timonone a ruota di questa barca elegantissima, che sta annusando il vento, questo vento leggero che adesso, dopo una rotazione a destra, sta tornando un po' a sinistra, adesso fa una discreta prua, devono però ammainare, vedi che tirano giù il frullone che c'era prima, eccolo qua, il bravissimo marinaio che tira giù la drizza, la vela scende giù, adesso avrà meno attrito al vento nel tenere questa bolina. 11900 Eagle 44, bellissima barca, alle spalle Che Stress, il J109, anche loro sono di bolina, hanno sul paterazzo una vecchia bandiera verde Rolex, perché hanno fatto qualche regata Rolex, probabilmente una giraglia. Che Stress insomma è presentissimo sempre in tutte le regate. Dietro c'è il Bora Fast, ma non lo vedete, non lo vediamo neanche noi, che però dovrebbe aver ammainato il famoso Jennaker rosso. Tutto il golfo è pieno di barche, guardate l'inquadratura totale adesso, e noi andiamo a portarci verso la testa della flotta, anche perché crediamo che la prossima boa sarà verso Anzedonia, quindi la flotta adesso è attesa da una lunga e stressante bolina con vento molto leggero, perché il vento sta decidendo davvero cosa fare, e qui vediamo cosa succede. Allora eccoci, torniamo in questo commento in diretta con le due barche di testa che sono sempre più vicine dopo questa bolina complicata di vento leggero, che però è andato rinforzando, cioè adesso siamo proprio al centro della baia, sullo sfondo si vede ancora Giannutri, è comparso anche il Giglio dietro al promontorio dell'Argentario, dopo ve lo faremo vedere, eccolo, anzi ve lo faccio vedere subito, vedete che si vede anche il Giglio. Le due barche di testa sono sempre il Luduan 2.0 di Enrico De Crescenzo, il Gran Soleil 48 del Circolo Aniene, che ha mantenuto con le vele nere, che ha mantenuto dietro il 60 piedi d'Urlindana, quindi diciamo un bel lavoro per l'equipaggio di Enrico De Crescenzo con Ettore Botticini, mi sembra di vedere Ettore al timone, forse, non sono sicuro, non lo so, comunque insomma con i ragazzi che abbiamo intervistato in banchina, che ha tenuto dietro un 48 piedi che tiene dietro un 60 piedi. Ora però vediamo che d'Urlindana mi sembra voglia virare addirittura, quindi anticipa un po' la ley line, cerca di tirare questa virata anche per cercare di limitare i possibili rifiuti della virata di Luduan 2.0, che tutto sommato lo grazia, perché vedete che Luduan invece tira ancora un po' con le mura a sinistra, evidentemente vuole arrivare con la vela da poppa già pronta, quindi il d'Urlindana ha virato un po' in anticipo, il Luduan sta virando quasi forse in ritardo se vogliamo, però scelte diverse importanti, perché la boa, vediamo un po' dove la boa, vedete la 90 gradi a sinistra, eccola qua, ve la faccio vedere per farvi capire, vivere insieme a noi questi momenti di scelta. Questa è la boa e queste sono le due barche, torniamo sulle barche, che la stanno, infatti vedete che d'Urlindana deve fare un altro stocchetto, quindi ha provato questa virata per vedere se riusciva a essere sulla ley line,
una ley line non, e forse anche perché era nei rifiuti già di Luduan, e allora ha detto: perché mi devo tenere i rifiuti di Luduan tutto questo tempo? Quindi Lallo, il suo equipaggio, Lallo Gianni, Giancarlo Gianni, l'armatore di quest'altra barca gloriosissima, oltre che molto bella, che è Durlindana. Adesso Durlindana mura a sinistra, incrocio con Luduan che invece mura a dritta, quindi attenzione. Durlindana rivira, quindi vola addirittura. Se adesso è in ley line, se adesso riprende la boa, Durlindana potrebbe vantare l'interno in boa e quindi costringere Luduan a dargli passo. Vediamo, perché è un momento molto interessante. Bellissime anche le immagini con la vela in trasparenza, si vedono gli equipaggi che manovrano a prua. Adesso Luduan arriva bello veloce, apre il gennacherone, che qua no, è un code zero questo, non è il gennacherone, è un code zero, si ammaina il fiocco, sono ingaggiati, Durlindana avrebbe l'interno in boa, però tutto sommato neanche chiede più di tanto, adesso orza un pochino, ma insomma no, non c'è più, non sono più ingaggiati, quindi comunque manovre, non ci sono proteste, non ci sono urla, passa Luduan, mantiene la testa con questa situazione, con la doppia virata che abbiamo visto di Durlindana. Luduan ha già il code zero che lo fa, diciamo, correre adesso in questa nuova andatura, mentre andiamo a vedere Durlindana cosa succede. Ecco Lallo Gianni con il pantalone rosso al timone che guarda la boa, e proprio vicinissimo alla boa, sfiorandola da un'altra poggiatona con il suo Durlindana. Vediamo cosa scelgono, perché sono un po' in ritardo con l'issata della vela da poppa e bisogna capire se decideranno di poggiare, orzare, strambare magari subito, di decidere magari fare una scelta particolare, oppure accodarsi in questa situazione. Diciamo che Luduan, il 48 piedi, si è organizzato un po' meglio, è riuscito a gestire meglio questo passaggio e ha preso due o tre lunghezze, quando invece avete visto che in boa erano praticamente ingaggiati. Quindi questa è la situazione della testa della classifica. Sullo sfondo vedete il promontorio di Ansedonia, con le ville, con l'abitato di Ansedonia. È lì che ci dovrebbe essere la prossima boa, molto probabilmente, da quello che abbiamo appreso anche collegandoci con il comitato di regata, l'intenzione è questa: si va alla boa di Ansedonia, poi si torna da Ansedonia a Cala Galera e a quel punto molto probabilmente verrà accorciato il percorso. Intanto vediamo che la scelta di Durlindana, e chiudiamo, intanto le immagini sono tornate sulla baia con l'argentario dietro e tutte le barche che stanno arrivando ancora molto lontane, queste due di testa hanno preso un grandissimo vantaggio. Torniamo su di loro per dirvi che mentre Luduan 2.0 ha questo code zero che la sta spingendo bene, invece su Durlindana avevano il Jennaker, evidentemente hanno scelto di tenere questa configurazione con un Geno, hanno semplicemente la scatola e vele, è una bolina larga più che un bolina, tra il bolina larga e il traverso. Questa è la prossima rotta, noi aspettiamo qui gli altri passaggi. Eccolo il terzo, è arrivato adesso, sono passati almeno 4-5 minuti dal passaggio delle prime due barche. Questo è il Grand Soleil 43 Javal 2, terzo in classifica generale, terzo anche in reale in questa regata. Ha detto, abbiamo sentito il tattico, l'armatore timoniere, che ha detto: prepariamo il code zero, infatti è murato, lo vedete sul frullone sopra il Bonpresso, però non è detto che lo diamo, abbiamo sentito distintamente questa frase, quindi scelte in progress, diciamo così, per questa barca. Vediamo adesso tra poco la virata e si metterà in rotta. Una volta che è in rotta per la boa, ecco qui che parte la virata di Javal 2, una volta che sarà in rotta per la boa decideranno se ci sta il code zero. Spostiamoci con la prua un po' a sinistra, facciamo il giro, avviciniamoci anche un po' alla barca se possibile. Completata la virata, adesso lui è sulla stessa rotta di Durlindana e Luduan 2.0, quindi vediamo la decisione. Equipaggio viene fatto sedere sotto vento e qui insomma l'aria, diciamo che 6-7 nodi, qualcosina, forse 8. Abbiamo qualche anemometro qui, no, a bordo per caso. Però insomma tra i 7 e 8 nodi ci sono. Niente, hanno deciso di non dare il code zero per il momento. Il timoniere concentrato con la tipica inclinazione della testa che hanno i timonieri, no? Quando queste andature. Adesso si discute anche un po' animatamente, vediamo dai gesti, si sta decidendo, si sta scegliendo. Evidentemente forse a bordo qualcuno sarebbe dell'idea di dare il code zero, altri dicono ma perché? E quindi insomma si sta così. Per ora si va avanti in questa andatura, bella
bisogna anche muoversi con circospezione, perché come abbiamo detto, quando c'è poco vento la barca va piano, la gestione dei pesi è importante. Filiberto Gioia è l'armatore di Giaval 2, che è armato dal circolo nautico Riva di Traiano, che porta il guidone del circolo nautico Riva di Traiano. Andiamo a vedere il prossimo passaggio in boa. Ecco la boa ed ecco Yankee. Allora, Yankee in classifica dopo 6 prove, pensate, c'ha 3 DNS e 3 DNF. Quindi, anche se adesso sono splendidi quarti in tempo reale e si stanno godendo questa bella giornata e questa bella regata, per mantenere il punto, diciamo così, si aggiungeranno ai 3 DNS e 3 DNF anche un OCS, perché abbiamo detto che sono partiti in anticipo. Però bella situazione, ci salutano, passano vicino alla boa, un po' stanno sotto vento, un po' nel pozzetto, tengono anche loro questo bel Genoa che mi sembra bello gonfio. Adesso si lascherà un po' la randa. Yankee, Romano, Costagliola, barca che porta il guidone di casa del circolo nautico della Vela Argentario, Gran Soleil 40C. E noi chiediamo sempre al nostro amico Alberto Morici di farci un po', cioè quando parliamo di vela all'Argentario. Intanto stanno arrivando altre due barche, tra cui l'Erid 32 con Antonio Sodo Migliori, e le seguiremo nel loro arrivo. Quando parliamo di vela all'Argentario, no? Cioè Cala Galera è stata ed è anche un pezzo di storia, cioè un fatto anche culturale, insomma. Qui si sono formati e hanno fatto vela tanti armatori e anche velisti importanti. Molti velisti importanti, mi piace ricordare Robertino Sinibaldi, che è andato alle Olimpiadi di Atlanta da campione del mondo, da star, campione del mondo star con Enrico Chieffi. Diciamo che la tradizione nasce sicuramente con le derive, perché negli anni 70 la regina d'Olanda, Costantino di Grecia, re Juan Carlos di Borbone venivano qua e regatavano con le star. E quindi c'è una certa tradizione di derive. Poi si è focalizzata molto sull'altura. Il campionato invernale dell'Argentario è tra i più antichi d'Italia, e negli anni 80 qui avevamo oltre 100 barche e 50 G24, perché un altro armatore storico è vero, Massimo Mariotti, che ha portato il G24, esattamente la serie degli Avoltore. E poi con le derive abbiamo provato con diverse squadrette agonistiche. Ettore Botticini sicuramente l'atleta di punta, che correrà nel primo nazionale WASP nella settimana foil che ci sarà qui all'Argentario, e poi ci saranno ancora i J70, insomma. No, ma è una stagione bella tosta, e tra l'altro noi la seguiremo molto da vicino. Torniamo con le immagini alla regata, perché c'è l'incrocio tra il Casper e l'altro, che dovrebbe essere l'Angela, il Solaris 55, bellissimo, che naturalmente è una barca anche pensata per delle crociere super comode. E quindi adesso è quinto in reale, si deve giocare il quinto posto in reale con il Casper, eh? Quindi è interessantissima questa. Il 32, oltre al fatto che è timonato da Antonio Sodo, che è un bel manico, possiamo dire, navigano tra le refole di questa poca aria che è rimasta, esatto, sul campo. E ora vediamo questo incrocio come andrà. Mi sembra che Angela sia passato il Solaris 55, però vedere dopo un'ora di regata, anche più, un 55 piedi e un 32 piedi che navigano vicini è bello, no? È indicativo, e tra l'altro fa parte del gioco bello della vela d'altura, che alla fine, anche se insomma si polemizza, si ragiona su questi rating, quanto servono, quanto non servono, quanto sono effettivamente in grado di equalizzare le prestazioni di barche così diverse, però alla fine sono l'unico sistema per garantire la possibilità di confrontarsi tra scafi, dimensioni, disegni diversi, piani velici diversi. Qui quest'anno abbiamo dal 30 piedi, che è il Sunfast, fino al Durlindana, al 60 piedi, per cui diciamo, nel range 9-18 metri abbiamo barche un po' di tutte le categorie, di tutti gli anni, e un po' con storie veliche diverse. Si ritrovano tutti qui, è inutile polemizzare sui rating, diciamo che c'è una scienza che determina, ci riteniamo, è un approccio diverso rispetto ai monotipi. Sicuramente si può ragionare sul fatto che magari ce ne sono un po' più d'uno, e quindi forse
riuscire ad accorparli in uno solo, però anche il fatto che siano di più e che quindi ci sia un mercato, no? IRC, ORC, persino altri, e quindi a questo punto magari serve per migliorare, ma come poi, tutti i mercati liberi che fanno migliorare i prodotti. Ma poi c'è anche lo stimolo a cercare di far uscire le barche più da crociera che d'inverno sono ormeggiate nei marina senza fare attività, con l'obiettivo di farle camminare, perché sai bene che la vita di una barca è tanto più lunga quanto più naviga la barca, anziché tenerla ferma in porto. E quindi qui si potrebbe aprire un dibattito su come valorizzare le veleggiate, come mettere nelle condizioni i circoli poi di fare in modo che tutti i soci con tutte le ambizioni possano divertirsi tra le boe o su regate lunghe. Adesso il caster di Andrea Castrucci con Antonio Sodo ha virato e sono tutte e due sulle stesse mura dritta, con Angela in primo piano, questo bellissimo Solaris 55 che passerà la boa tra poco, e dietro ecco che compare il caster. Allora, Angela praticamente ha fatto una regata in crescendo perché è partita in ritardo a 3 DNF nelle prime tre prove, però poi ha fatto un 14, un 13 e un 9 nell'ultima prova. Devo dire che con questo vento leggero, essere quinti in temporale, ma soprattutto guardandoci alle spalle, la flotta è molto 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 indietro. Dopo la vedremo con calma, adesso seguiamo con le immagini il passaggio di boa, anche perché dobbiamo capire se anche Angela sceglierà, ma qui mi sembra che non ci siano dubbi. Nessuno ha tirato fuori vele diverse, nessuno ha intenzione di fare cose diverse, si tengono questo fiocco che non è neanche un Genoa, insomma è un fiocco leggermente sovrapposto rispetto all'albero, ma si tengono queste vele, e dietro di loro anche il caster sta venendo abbastanza veloce, sta tenendo questa rotta. È interessante perché la velocità del caster sembra quasi essere un po' più rapido di Angela, però chiaramente adesso Angela sta prendendo un po' appoggiato e sta prendendo il suo passo. Sarà interessante vedere, deve evitare di scadere sulla sua poppa caster, perché si scade sulla poppa di Angela, dopo Angela gli dà i rifiuti. Infatti adesso Angela sta un po' orzando, probabilmente proprio per evitare sia di essere sorpassato sopravento e magari anche proprio invece di andare a disturbare il caster. Quindi è interessante, un duello quasi Davide e Golia, perché due barche così diverse di dimensioni, di grandezza, di spirito, perché insomma una barca da splendida crociera, un bellissimo prodotto di yachting italiano come il Solaris 55, con questo invece Erid 32 che è proprio un assoluto scafo corsaiolo. Quindi diciamo che abbiamo un piano velico molto ridotto, l'Erid 32, rispetto a un piano velico più importante, però dall'altra parte abbiamo una barca più leggera rispetto a una barca che si può godere in tutte le stagioni. Bene, allora noi abbiamo detto che il resto della flotta, se con le immagini la guardate voi vedete solo dei puntini sparsi lontanissimi, con il promontorio dell'Argentario bellissimo, e sono veramente molto lontani, cioè le prime sei barche hanno fatto letteralmente il vuoto. La prima che arriverà probabilmente sarà un altro Gran Soleil 44, o forse sarà Italica, non lo so, insomma un 51 piedi, ecco, però veramente il vuoto. Perciò la situazione che si pone è questa: adesso con l'accorciamento molto sempre più probabile alla boa di Cala Galera, noi andremo probabilmente a seguire, risaliremo un po' la flotta, comunque andremo a seguire la prossima boa che è davanti ad Anzedonia, e poi praticamente andremo a quello che sarà probabilmente l'arrivo, Alberto, da Cala Galera. Ma diciamo che il gioco è capire su quante barche scommettere che avranno un DNF, perché il termine, esatto, è vedere, bravo, quante arriveranno fino in fondo al termine ultimo. Purtroppo il vento non è così ben dichiarato. Ma soprattutto quello che è successo, il vento è poco per tutti, ma quello che è successo è che i primi hanno preso un rinforzino nella parte alta, per uscire centrale, dal golfo. Sono usciti dal golfo, mentre tutti sono rimasti impassoiati, quasi fermi, insomma in forte difficoltà, perché nella parte bassa del percorso invece non arriva il vento, è rimasto, e lo vediamo anche da come si muovono. Abbiamo quasi 25 barche guardando qui intorno, quindi sì, sarà un problema. Le prime due sicuramente finiranno la regata, il Gran Soleil. Quindi 48. Noi adesso andiamo a seguire la boa di Anzedonia, della testa della flotta, e poi vedremo di andare a ripescare i vari, speriamo che non siano DNF nessuno, per carità, però insomma vediamo com'è lo sviluppo di questa regata. Sono passati altri 7-8 minuti, aggiornamento da questo duello appassionante tra queste due barche. Adesso Durlindana, prima di tutto Luduan 2.0, ha provato a fare un duello al vento, ha provato a orzare sopra, vedete che infatti è molto salito,
qualche minuto fa ha cercato proprio un duello, un laffi in match all'Orza con Durlindana e si era molto avvicinato, devo dire. Poi nuovamente Durlindana si è riallungato e adesso le due barche insomma stanno navigando in una situazione abbastanza simile, con Ludwan che cerca di poggiare per quanto possibile, perché adesso il gioco è quello di riuscire, appena c'è pressione, a stare bassi, perché tutte e due dovranno comunque strambare per andare nella zona dove c'è la prossima boa, che verosimilmente potrebbe essere anche l'ultima. E quindi noi adesso abbiamo dovuto fare questo altro aggiornamento dal duello di testa, perché queste due barche ormai noi le andiamo a seguire fino all'arrivo, le altre sono davvero lontanissime, si è fatto il vuoto e noi ne andremo a invece risalire, quindi vedremo l'arrivo dei due di testa e vedremo quindi come si conclude il duello, fermo restando che è un duello in tempo reale, ha poi un aggiornamento con il tempo compensato, e poi a seguito di questo andremo a capire in base alla regata se è ancora in corso oppure se c'è un tempo massimo, come andare a risalire il resto della flotta, andare a scoprire un po' le altre barche, andare a vedere da vicino come navigano. D'altra parte, se vedete con il colpo d'occhio, ecco, vedete Casper, poi vedete Angela piccolina in lontananza sulla boa di Ansedonia, sono passati l'altro Grand Soleil, il 43, e adesso lo Yankee che sta passando adesso. Quindi questa è l'enorme distanza che si è creata, c'è grande separazione tra le barche, e invece riesce a tenere Ludwan 2.0, che non solo ha tenuto per un giro e mezzo insomma di questa costiera indietro Durlindana, ma anche ora che Durlindana l'ha sorpassato, insomma, non si sta, cerca di non farsi distanziare. Adesso se il vento tenesse, che è tornato sui 7-8 nodi, se riuscisse magari a tenere questa intensità, evitando alle barche di dover continuamente orzare e poggiare, forse potrebbe aiutarle a non potrebbe dare una mano, diciamo così, alla barca di testa, perché se la barca di testa, essendo anche un polino più veloce, un 60 piedi contro un 48, potrebbe alla fine avere quel quarto di nodo in più di velocità che alla lunga gli fa prendere la distanza. Però avete visto che al bordo precedente con il Co-Zero Ludwan si era allungato di 6-7 lunghezze, e invece poco dopo la boa di strambata invece Durlindana ha preso la testa, quindi nella vela non si può mai dire. Adesso per esempio Durlindana orza parecchio e Ludwan sta appoggiando, quindi tutta la situazione è aperta. Allora, attenzione, altro colpo di scena, siamo quasi all'arrivo, è stata esposta la bandiera Sierra Short, il percorso è stato ridotto, si arriva con una linea che è stata tra la boa e una boa e una delle bandiere che sono proprio sul faro rosso del porto d'entrata di Cala Galera, e il colpo di scena che vi dicevo, contro sorpasso, perché Ludwan 2.0 con il Gennacherone bianco che abbiamo descritto prima, abbiamo parlato tanto di questi Gennacher delle forme e delle dimensioni diverse, adesso è perfetta, possiamo andare alla sua stessa velocità, paralleli a lui, ha ripreso, adesso vi raccontiamo anche cosa è successo, perché c'è stato un momento specifico in cui si è avuto il controsorpasso dopo che Durlindana, con la stessa prua, la stessa rotta che facevano le due barche, aveva accumulato almeno 5-6 lunghezze di vantaggio, e in quello era il momento in cui avevamo lasciato con l'inquadratura precedente. Poi ci sono state un paio di strambate di entrambe le barche, ma in quelle due strambate Durlindana è stata a lungo in un buco di vento con il suo Gennacher viola, che appariva, anche se noi eravamo piuttosto distanziati, sgonfio, non portava. Viceversa Ludwan 2.0 ha beneficiato di un rinforzino di vento, che lo vedete è quello che abbiamo anche adesso, arriva quasi a sfiorare i 9-10 nodi, e quel rinforzino di un nodo 2 ha consentito al Gennacherone con le grandi spalle, la grande potenza, i cavalli che ha tirato fuori Ludwan 2.0 di sviluppare velocità, controsorpassare Durlindana e costringere Durlindana, che a quel punto poi anche via radio ha chiamato il comitato, altro sintomo un po' così di interrogarsi sugli sviluppi della regata, a decidere il da farsi, e ha avuto la conferma via radio che era stata sposta la bandiera Sierra e che quindi il percorso era ridotto. E quindi questo che stiamo per vedere è il taglio della linea di arrivo di questa regata. Enrico De Crescenzo al timone, Ettore Botticini a fianco a lui, vestito di nero col cappellino bianco, gli sta indicando cosa fare. Però attenzione, perché come sarà il taglio a questo punto?
Cioè la boa va lasciata a sinistra e poi girare, perché loro questo stanno facendo, oppure deve dare, oppure non lo so, sai, secondo me lui vuole lasciare la boa a sinistra, e qui ci interrogheremo su questo. Adesso, perché questo è un altro momento importante, perché teoricamente bisogna capire se l'arrivo era tagliare la linea in questo modo come sta facendo Ludwan, quindi orzare e tagliare tra il segnale. Sentiamo anche la radio cosa dicono, per favore, sentiamo se danno l'arrivo. Direi che lui l'ha interpretata nettamente così, addirittura ha tenuto il Jenna che era arriva, che adesso sta gonfiandosi dall'altra parte, ora dovranno ammainarlo, gli sta dicendo guarda ripoggia, rigiriamo nuovamente la boa. Stiamo registrando, stiamo sentendo se dice qualcosa la giuria, noi spostiamoci un po' perché lui adesso riviene qua vicino. Comunque il taglio della linea in questo modo, ce l'eravamo diciamo fatto nella nostra mente, ce l'eravamo immaginato in un altro, cioè una poppa normale in cui arrivavi e se la linea era tra la boa e il faro rosso dell'entrata del porto l'avremmo tagliata in quel modo là. Invece lui ha fatto il giro in quest'altro modo. Comunque stiamo aspettando anche la conferma dalla radio e dalla giuria. Adesso ammainano il Jennaker Ludwan 2.0, quindi contro sorpasso, vi abbiamo proprio descritto, è stato quello il momento. E tra l'altro, questo continuando il discorso che facevamo sulla dimensione della vela, quando il vento era sceso a 3-4 nodi, era veramente, si soffriva tanto e bisognava orzare per far gonfiare queste vele così grosse, è sembrato ed effettivamente è stato che il Jennaker più piccolo, più magro di Durlindana avesse una migliore capacità di gonfiarsi, quindi mentre Ludwan aveva difficoltà a far gonfiare il suo grosso Jennaker, appena 2-3 nodi in più sono bastati per cambiare la situazione. E in più Durlindana più volte ha dovuto orzare per far nuovamente gonfiare la vela, quindi si è un po' disunita nella sua rotta, e questi momenti circa un quarto d'ora fa, quindi quando le barche erano al centro del golfo, sono stati decisivi per il controsorpasso. Due volte quindi abbiamo assistito a due sorpasso e controsorpasso tra queste due barche, abbiamo visto il taglio di Ludwan che ha ammainato la vela e sta rientrando piano piano a Cala Galera, sempre aspettando di avere conferme poi, e è passato, ci confermano, quindi è giusto il taglio farlo da sotto, lasciando praticamente a sinistra la boa e a destra il faro. È la stessa cosa che farà adesso Durlindana, tra l'altro anche pensate a quanto vantaggio, no? Cioè li abbiamo lasciati che erano abbastanza vicini, e tornando indietro addirittura avevamo visto che in boa Durlindana aveva preso l'interno di quella boa ed era quasi davanti, o perlomeno era ingaggiato e poteva avere l'interno in boa, ebbene poi si era accodato all'Ludwan con il code zero in quel bordo verso Ansedonia. Dopo però, passata quella boa, issato il Jennaker viola, aveva sorpassato Ludwan, e invece dopo la gestione di questo bordo alla fine ha nuovamente premiato Ludwan. Adesso noi stiamo seguendo Durlindana, il suo equipaggio che va verso il taglio della linea, anche loro seguono lo stesso percorso e la stessa procedura, quindi vediamo se ammaineranno il Jennaker oppure faranno il giro mantenendo la vela a riva come ha fatto Ludwan 2.0, come ha fatto il Grand Soleil 48. Vedete che Albatros a prua sta facendo passare la scotta intorno allo strallo, quindi il Jennaker viene fatto girare, quindi si stramba con il Jennaker, eccolo qua, anche il resto dell'equipaggio aiuta a tirare la vela, il timoniere orza nuovamente, la barca gira, la boa è sulla sinistra, la boa d'arrivo, la posizione plastica di Giancarlo, di Lallo Gianni, e la barca che adesso con questo Jennaker, che adesso tra un po' sbatterà prendendo vento da prua, però intanto si appresta a tagliare la linea. Si appresta, bisogna tagliarla ancora, deve prendere un po' di pecco. Stop, data adesso lo stop, ha tagliato anche Durlindana, che adesso probabilmente poggerà e ammainerà poi il Jennaker. Quindi i primi due sono arrivati, ve l'abbiamo raccontati, è stata una piccola Coppa America dentro a questa regata, però vi anticipiamo, mentre vediamo questa ammainata un po' complessa, bisogna evitare che la vela si bagni, quindi tutto l'equipaggio è impegnato bisogna aspettare a mollare la drizza, ecco qua, tutti recuperano la vela, forza e coraggio,
piano piano la drizza viene giù, insomma una ammainata addirittura proprio fermi sulla linea d'arrivo. Vi dicevo che ci sono altri colpi di scena in arrivo, perché vi avevamo lasciati con il Gran Soleil 43, che era terzo in reale, e l'Erid 32 che era quarto, e invece l'Erid 32, da quello che vediamo, eccolo qua, lo inquadriamo adesso, avete visto prima nell'altra inquadratura verso il promontorio dell'Argentario c'è il Gran Soleil 43, invece l'Erid tra poco all'arrivo. Eccoci proprio a fianco di Caster, la barca di l'Erid 32 di Andrea Castrucci, siamo affiancati a loro, anche loro grande ginnacherone, e soprattutto hanno veramente superato di tantissimo, cioè in un bordo di poppa hanno dato un distacco immenso a Javal 2, il Gran Soleil 43 di Filiberto Gioia, che adesso dopo ve lo faremo vedere, ma è molto distante, ed è successa una cosa analoga a quello che abbiamo visto in precedenza con Luduan e Durlindana, perché allo stesso modo sta arrivando pure a sinistra a girare la boa Caster, tra poco daranno l'orzatona lasciando la boa a sinistra, e il pannello d'arrivo che è sul pennone del circolo, non sul faro rosso di Cala Galera, ci siamo sbagliati, ecco qui l'orzatona di Caster che va a tagliare la linea, abbiamo sentito stop anche per loro, quindi terzo posto in reale per la barca di Andrea Castrucci, che abbiamo detto aveva due primi, un secondo e tre terzi posti finora, primo in classifica con 10 punti, è probabile, molto probabile che questo terzo posto in reale si traduca così a lume di naso in un'altra vittoria, o comunque insomma sicuramente in una delle prime tre o quattro posizioni non oltre di questa regata, e quindi qui col vento leggero sono state le loro condizioni. Vedete quella sulla loro prua, lo spinnaker, il Jennaker giallo che bianco che vedete, quella lì è Javal 2, quindi che era avanti a Caster quando l'avevamo lasciati nei passaggi alla boa di Bolina al centro della baia, e anche alla boa che c'era davanti ad Ansedonia. Invece dopo Caster, in questo bordo di Lasco che è diventato poi una poppa, dove c'è stato bisogno di strambare, dove si è giocato molto sui buchi di vento, perché non è soltanto una questione di scelte tattiche, di salti, perché obiettivamente è saltato abbastanza poco il vento, ha continuato a girare un po' a destra come dicevano, perché adesso c'è una componente, eravamo sud-est, adesso è più sud, però effettivamente si è giocato soprattutto sui buchi, perché il vento era steso in maniera irregolare. Torniamo con le immagini su Javal, eccolo qua, che adesso praticamente noi affiancheremo Javal e lo seguiremo fino all'arrivo. Eccolo Javal 2 di Filiberto Gioia, ma ci siamo ricordati che non era lui che era davanti a Caster, ma era addirittura Angela, il Solaris 55, nel lato di percorso tra la boa al centro della baia e la boa di Ansedonia, e Angela la vediamo piuttosto attardata, quindi il doppio sorpasso è quello di Caster ai danni di Angela e anche di Javal 2, quindi insomma le situazioni sono cambiate in maniera abbastanza radicale rispetto a quello che abbiamo inquadrato in precedenza. Però adesso seguiamo un po' questo Gran Soleil 43 che deve decidere un po' come gestire questo taglio della linea, perché sono molto alti, vedete che stanno orzando parecchio rispetto alla linea d'arrivo, dovranno fare sicuramente un'altra strambata e poi daranno una nasata al vento come abbiamo visto fare poco fa a Caster. Tutta la randa che porta in questa andatura di Gran Lasco adesso che stanno tenendo i ragazzi di Filiberto Gioia, questa barca circonautica Riva di Traiano. A proposito di Riva di Traiano, diciamo che ci si prepara alla Roma per due del trentennale, quindi ad aprile, ricordatevi, Roma per due del trentennale, grandi feste, e noi ci saremo ovviamente, io in particolare, avendo fatto anche la prima Roma per due 30 anni fa. Attenzione alla strambata di Javal, eccola qui, l'ultima strambata, l'ultima fatica di questa splendida domenica invernale per l'equipaggio di Javal. Si completa la strambata con questo Jennaker e con il suo cavetto centrale che lo risucchia, che è finito un po' sotto al buon presso, adesso al buon pressino della barca.
c'è una prodiera che sta organizzando tutte le cose a prua. Adesso l'equipaggio vede la linea d'arrivo, boa d'arrivo giallo, arancione da lasciare a sinistra e tagliare tornando indietro verso il largo, lasciando a destra la bandiera che è sul pennone del circolo, circolo nautico e della vela argentario. Vi ho sentito prima da Alberto Morici, il direttore sportivo, quante regate sono in programma in questa stagione per il CNVA. Ancora pochi metri per il taglio della linea di Javal. E il vento continua a girare un po' a destra, perché vedete che a differenza delle barche precedenti con la stessa andatura, loro hanno problema, già adesso gli dà un po' di rifiuti sull'infieritura il Jennaker. Ora orzatona per loro a tagliare la linea. Quarti in tempo reale, eccolo qua, il taglio della linea di Javal, stop segnalato via radio, l'abbiamo sentita con la nostra radio di bordo. Bravi, si fanno i complimenti a bordo, tutti con questa grande J di Javal, con disegnato proprio un Jennaker bianco. L'eleganza, sottolineiamo l'eleganza, quanto tengono allo stile questi equipaggi anche nelle regate invernali. Si fatica per portare a bordo questo Jennakerone recalcitrante e aspettiamo altri arrivi, in particolare quello di Angela, il Solaris 55, forse la barca più bella, diciamo, dal punto di vista estetico o perlomeno dal punto di vista proprio nautico, di quelle che abbiamo visto in acqua oggi, che naturalmente col vento leggero ha sofferto un po', però tra po' la vedremo arrivare. Ed eccola qui Angela, ITA 17805, Solaris 55, Maurizio Corati è l'armatore, circolo nautico della vela argentario. È una barca vostra, Alberto, questa qui, la barca, diciamo che i nostri armatori stanno ben figurando tutto sommato. Anche Andrea Castrucci è un altro socio del circolo, Enrico De Crescenzo è il nostro socio, poi c'è anche Marco Paoletti indietro, ce ne sono diversi. Questa è sicuramente la barca più grande tra i vari partecipanti. Siamo illuminati dal sole, guarda che finalmente. Scena, questa bellissima scena per cui c'è il sole che illumina il taglio della linea di Angela. Possiamo dire che Angela ha la strada illuminata verso il traguardo. Eccola qui che sta arrivando, ora l'orzata finale. Anche da parte loro, poi sai tutte le orzatore che abbiamo fatto, però vedi quanto è stata anche agile, guarda che bella. Un colpetto al timone, poi qui adesso il vento era ritornato un po' indietro, quindi non gli sbatte neanche troppo il Jenna, che è il momento giusto per ammainare, guarda, perfetto. Ha ricevuto anche loro lo stop, quindi hanno completato anche questo percorso ridotto, però comunque sempre una bella costiera. Adesso si ammaina il Jennaker, quindi si preparano anche loro a rientrare. Ho notato, Alberto, che al timone di Angela c'è Vittorio Mariani, vecchia conoscenza, progettista dello studio Vallicelli, insomma, e infatti ricordo che lui era già stato, l'avevo già notato su Angela lo scorso anno, quindi su questa barca di Maurizio Corati. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a bordo, quindi equipaggio bello corposo. Senti, questa cosa si parla tanto della difficoltà che hanno gli armatori a mettere insieme gli equipaggi per fare le regate, no? A parte che poi noi, insomma, vedendoli, frequentandoli, alla fine, insomma, vediamo che li trovano. Ci sono anche dei sistemi, delle cose, del passaparola, ma ci sono anche dei siti, qualcuno che cerca di mettere in comunicazione armatori? Allora, sicuramente il gruppo Facebook di Massimo Sallusti, che è armatore della sua imbarcazione Sventola, aiuta, perché diciamo gli equipaggi si incontrano e quindi crea domanda e offerta. Il fatto delle regate costiere è che permette di avere degli equipaggi meno numerosi rispetto alle regate tra le boe, dove ci sono molte più manovre e hai bisogno di più gente a bordo. Ci diceva Enrico De Crescenzo stamattina che generalmente loro regatano in 12-14 persone, ma per queste regate sono solamente in 10. Quindi è un tema che c'è,
e noi abbiamo provato a risolverlo anche creando delle regate mensili, cioè una volta, un weekend al mese, anziché una domenica sì, una domenica no, un weekend al mese, quindi concentrare gli impegni di tutte le persone con i loro familiari. È un'altra cosa estremamente importante da pensare nell'organizzazione di un circolo. A proposito di organizzazione di un circolo, eccolo qui, Yankee, che arriva bellamente sesto in tempo reale, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, sì, sesto in tempo reale, ovviamente OCS, quindi non sarà in classifica, però onore allo spirito sportivo di aver completato la regata. Si è divertiti in questo modo, poi avevamo ricordato che c'hanno tutti i DNS e quindi a un certo punto obiettivamente non avendo velleità di piazzamento era inutile star lì a rigirare, cioè certo, guarda che bello il riflesso del mare che luccica per il sole sul blu di questo scafo del Gran Soleil 40, bellissimo. A noi piace anche andare a vedere questi particolari, un po' così ci piace la bellezza dei dettagli in una giornata di vela come questa. Vediamo il taglio di Yankee. Chiedono via radio di avere un'indicazione, qualcuno ha chiesto un'indicazione, non so se sono loro stessi. No, Maria Pia a terra che chiedeva. Indicazione sul nome voleva, per avere chi sta tagliando la linea. Eccola qui, comunque Yankee ha tagliato. Maria Pia, comunque dal comitato qualcuno informerà che si tratta di Yankee. Noi adesso ci mettiamo qua sulla boa e aspettiamo gli arrivi. Questo è Wall E, il Gran Soleil 44, forse una delle barche più moderne in gara, anche lo vedete dalla linea particolare della poppa, uno degli ultimi Gran Soleil. Wall E di Francesco Marcelli. Marcella, scusatemi, Francesco Marcella, Ita 120, manca poco per loro al taglio della linea. Anche Francesco Marcella è un socio del circolo, della grande scuderia Gran Soleil, perché anche lui ha un Gran Soleil. Sì, l'hai detto. E quindi chiude anche lui nei primi 10 questa regata. E tiene anche non solo il nome, ma anche il logo di Wall-E dal film dove c'era il robottino scatenato, no? Molto carino. Bella questa inquadratura, bella la poppa di questa barca, anche il clima a bordo mi sembra allegro, anche loro hanno fatto una discreta rimonta. Dietro di loro, se lo vedete, si intravede più verso la costa dell'Argentario, sta arrivando il FERS 34.7 Vulcano 2 di Giuseppe Morani, che è ottavo in reale e occhio a lui dal punto di vista del tempo compensato, perché un 34 piedi, dopo il 32 delle Reed che è arrivato secondo, di Caster, è sicuramente la barca che in tempo compensato potrebbe avere maggiori guadagni. Bellissima questa inquadratura, riusciamo a vedere forse sia questa barca che il Jennaker di Vulcano dietro. Mancano un 30 metri, 40 all'arrivo, quindi li seguiamo e poi andremo anche a chiudere questa cronaca, perché vogliamo anche dirvi di restare con noi, perché questo speciale invernale live dall'invernale dell'Argentario a Cala Galera, 46esima edizione del campionato invernale dell'Argentario, prosegue anche a terra con tante interviste. Andiamo a scoprire equipaggi, protagonisti, storie, andremo a sentire il presidente del circolo nautico e della vela Argentario e se ci riusciamo anche una chicca, una sorpresa, non vogliamo svelare, spoilerare niente, però che ha a che fare con l'avvocato Gianni Agnelli, stratosferico velista. Pensate che lo sai Alberto che è venuto fuori, sai che io ogni tanto intervisto OpenAI, chat GPT, gli faccio le domande, ho detto farmi un elenco di velisti famosi italiani, ci ha messo dentro pure Gianni Agnelli, ti dico solo questo, poi ha preso degli altri strafalcioni, ma Gianni Agnelli ce l'ha messo. Allora taglia la linea Wall-E con il Jennaker che resta gonfio, bravi, e noi adesso ci dobbiamo spostare perché ci sta arrivando vicino, si applaudono a bordo di Wall-E, ecco Vulcano 2, Giuseppe Morani, seguiamo anche lui, gli giriamo intorno in questo modo, in senso antiorario, eccolo qua, e loro invece faranno devono fare una strambatona, un giro quasi. Salutiamo tanti amici a bordo di Vulcano 2, che sono anche contenti, anche loro sono contenti perché hanno fatto una bellissima regata.
poi perché comunque questo sbuffettino di vento ha un po' rianimato tutti dopo una bolina molto sofferta con 4, 5, 6 nodi. Adesso almeno insomma si è sfiorato i 9, 10 nodi, strambata e manovrona, vediamo un po', di questo FERS 34.7 onnipresente Vulcano 2 Giuseppe Morani. Strambata e si taglia già la linea, molto veloce, molto agile. Eccoci qua, e anche per loro finisce la regata. Stop, sentite adesso la radio, tagliamo in qualche modo la linea anche noi. Allora, vi dicevo che concludiamo questa diretta insieme a Alberto Morici proprio sulla linea, sulla boa del traguardo. Andiamo a terra al circolo della nautica e della vela a sentire anche il presidente, le persone che lavorano al circolo, che si preparano a una stagione bella come dicevamo prima, ma lo fanno anche vivendo un invernale splendido come questo. Quindi grazie, e ci piace dare a te la parola per chiudere. Grazie a voi per essere venuti qui all'Argentario, più tardi sentirete il presidente Claudio Boccia che racconterà un po' la stagione primavera-estate del circolo, i vari eventi, e vogliamo sempre portare la vela come strumento di promozione del territorio dell'Argentario, che è uno dei più belli del Tirreno. Assolutamente. Voi state sempre con noi, Sailing, la casa della vela.